Grazie Presidente, e ringrazio anche a lei per avermi invitato a questa occasione di confronto di altissimo livello e anche io un piccolo, brevissimo ricordo del professor Fabiani che chiaramente ho conosciuto e in particolare ho avuto modo di partecipare a quella felice esperienza che il professor Gambino ricordava prima, quando lui era presidente del Comitato per il diritto d'autore e io ero nel Comitato per il diritto d'autore per l'allora Ministero delle Comunicazioni, che non era ancora stato inglobato al Ministero dello Sviluppo Economico, e ricordo sempre la sua attenzione a tutte le riunioni, la sua disponibilità al dialogo, la sua gentilezza. E mi ricordo in particolare un'occasione in cui per il comitato via Velar redige una nota insomma, in tema di 73 bis e ter e chiaramente la mia ansia nel presentare questa nota al comitato era tanto più elevata quanto più in un certo senso temevo il giudizio del professor Fabiani perché in quanto persona da me stimatissima e mi ricordo che alla fine lui ebbe la gentilezza dopo finita questa relazione di avvicinarsi a me e commentarla e fare complimenti e quindi quello per me fu una, diciamo, per me quella fu una grande la giornata. E allora i temi di questo intervento sono tantissimi, cercherò e soprattutto questi temi mi obbligano a illustrare, perché il mio sarà un lavoro di bassa novanza, illustrare tre proposte tra le tantissime proposte che si stanno elaborando a livello comunitario. Il professor Bertazzi giustamente parlava di eccesso di legislazione, bene, questo secondo me è uno dei terreni su cui cioè uno dei terreni esemplari di frenesia regolamentare da parte delle istituzioni comunitarie negli ultimi paio d'anni, per non parlare di quello che accade da 20 anni a questa parte. E allora il primo, diciamo, tra le tre proposte che cercherò di analizzare con qualche piccola considerazione sono una, appunto, la proposta di cosiddetto refit della direttiva sui servizi media audiovisivi. Le altre due proposte, una sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti online, la proposta inoltre sui diritti accessori dei broadcasters, su alcuni diritti accessori dei broadcasters. Si tratta, come osservava correttamente il professor Bertazzi prima, di proposte di regolamento, quindi in questo senso andiamo su delle norme molto di dettaglio e delle norme che lasciano poco margine all'implementazione da parte degli Stati membri. Allora, passando al primo strumento regolamentare che è la direttiva sui servizi media audiovisivi e al processo di refit della direttiva, innanzitutto preciso che questa non si occupa di diritto d'autore. La materia fu all'epoca storicamente tolta, accantonata rispetto al diritto d'autore, quindi la direttiva direttamente non si occupa di diritto d'autore, però interseca, adesso vedremo su tanti settori, la materia del diritto d'autore e interseca anche la disciplina del commercio elettronico. Sia dal punto di un esempio di questa intersezione è il fatto che i servizi a richiesta nel 2007 furono proprio tolti dalla disciplina del commercio elettronico nella quale rientravano originariamente quanto servizi a richiesta di diversi dei servizi minari e invece inglobati nella disciplina dei servizi media audiovisivi. E poi per il tema su cui mi soffermerò più oltre dell'inclusione in questa disciplina delle video sharing platforms che però continuano a essere ancora regolate dalla disciplina sul commercio elettronico. Allora, qualche notazione generale sui contenuti della direttiva, cioè del refit della direttiva, in quanto in ogni caso influenzano anche la circolazione dei contenuti sulle piattaforme online.
E il processo che la Commissione sta facendo è un processo pragmatico che come dire, regola dove ce n'è bisogno e che regola dove non c'è più bisogno. E quindi dicevo, dal punto di vista metodologico, la regolazione opera su un piano, quindi innanzitutto alcune cose le regola e alcune cose le deregola, e poi opera su un piano di piena armonizzazione per certi aspetti, su un piano di armonizzazione più leggera, e dà grandissimo rilievo e demanda parte della disciplina a strumenti alternativi di regolazione, quindi famosa autoregolazione o co-regolamentazione, e allo strumento dell'adozione di codici di condotta. Quindi in un certo senso demanda all'iniziativa delle parti, all'iniziativa degli operatori, di dettare alcune regole specifiche, sebbene con l'intervento della Commissione, con l'intervento di un altro organismo che è l'organismo dei regolatori europei per l'audiovisivo, che tiene già stabilito nel 2014, ma che viene praticamente data un valore in questa direttiva come un elemento essenziale della regolazione. E allora, per quanto riguarda i servizi lineari, la direttiva deregolamenta per certi versi rispetto sia alle sponsorizzazioni che al product placement. Sul product placement in particolare ribalta l'approccio, perché mentre nell'attuale testo è vietato salvo eccezioni, invece in questo caso nella direttiva si ribalta l'approccio, è libero tutto salvo alcune cautele che devono essere mantenute in piedi con riferimento a alcuni aspetti specifici, e consente quella che prima non veniva consentita, la due prominence del prodotto, cioè il fatto che al prodotto sia dato effettivo risalto nel programma, pur facendo salvo ovviamente sempre la trasparenza e la indipendenza editoriale. Ora, la scelta per questa apertura sul product placement è motivata dalla Commissione per il fatto che sempre di più l'offerta televisiva si sta slinearizzando, e quindi sempre di più si sta slegando dalle inserzioni, dalle tecniche di finanziamento tradizionale, che sono quelle delle inserzioni pubblicitarie, e per cui il sistema del product placement è sempre più rilevante proprio per finanziare nuovi contenuti. Allora, invece, un livellamento verso l'alto avviene su due settori: uno quello della disciplina dei minori e un altro quello della promozione delle opere europee. Non mi soffermo sulla disciplina dei minori, dove sostanzialmente viene un po' abolita quella distinzione che c'era prima di regimi tra servizi lineari e non lineari sui contenuti gravemente nocivi o solo nocivi per i minori. Invece sulle opere europee l'attuale direttiva lasciava liberi, aveva un approccio flessibile anche per cercare di non ingessare, considerando dove queste norme nascono nel 2007, poi la direttiva è stata modificata nel 2010, ma le norme sono del 2007, quindi per cercare di non sclerotizzare con delle regole troppo rigide un mercato dove l'offerta on demanda che ancora stava nascendo, ha adottato un approccio flessibile che fondamentalmente lasciava liberi gli stati membri di decidere tra sistemi di quote di diffusione secondo i criteri che erano stati storicamente della televisione lineare e i criteri invece di finanziamento. Invece in questo caso il refit farebbe una chiara scelta di armonizzazione molto precisa, perché sulle library on demand inserisce una quota di prodotto che deve essere assicurato nelle library del 20%. Ma soprattutto la cosa più importante è che questo criterio è funzionale all'introduzione di un altro criterio molto caro alla Commissione, che è quello della provenienza dei contenuti, perché nell'ambito di offerte, sempre più nell'ambito di offerte di library o comunque in genere
nell'ambito di offerte online non è semplicemente la presenza del contenuto, ma quello che diviene essenziale è come il contenuto viene effettivamente valorizzato, nel senso viene poi effettivamente visto. Questo è un tema che riguarda anche aspetti più delicati, che sono quelli del pluralismo, dove si inizia a parlare nel dibattito dell'introduzione di obblighi di must be found, o in genere obblighi di discovery dei contenuti all'interno delle offerte, proprio per assicurare che alcuni contenuti di particolare rilievo non cadano poi nel dimenticatoio di offerte infinite che non li indicizzano mai, non li fanno vedere mai. Allora, c'è chi ha detto che il criterio della prominence nell'ambito del dibattito sulla direttiva è un criterio che in realtà confligge con le modalità tecniche con cui le piattaforme propongono questi contenuti, che sono sempre più delle modalità dove la ricerca del contenuto avviene sulla base di algoritmi e avviene sulla base di una profilazione delle esigenze dell'utente sempre maggiore. Netflix sta studiando, ha messo in piedi dei sistemi sofisticatissimi di studio delle abitudini degli utenti per fare in modo di proporre agli utenti, quindi di classificazione complicatissima dei contenuti, per fare in modo di proporre ai contenuti esattamente quel tipo di film, con quel tipo di contenuto, con quel tipo di, diciamo, di tenore generale che l'utente sta verificando. Allora chiaramente inserire i criteri di provenience da molti operatori, in particolare da questo tipo di offerte, viene ritenuto come un criterio in conflitto con il loro modello di business e con quelli che sono gli obiettivi che devono realizzare. Per quanto riguarda l'altro criterio invece, sempre di promozione delle opere europee, del finanziamento, invece il REFIT lascerebbe liberi gli Stati membri di adottarlo o meno. Però introduce due disposizioni che sono particolari. Una è che il sistema di finanziamento può anche essere strutturato come un contributo a un fondo, quindi secondo il modello francese, quindi non semplicemente un contributo alla produzione da parte di quel prodotto lo diffonde, ma semplicemente una sorta di contributo a un fondo. E dall'altro poi stabilisce che queste regole possono applicarsi anche a soggetti non stabiliti nel paese che ha giurisdizione, cioè che quindi non ha giurisdizione su quel soggetto, quindi è una sorta di eccezione alla giurisdizione del paese di origine, laddove quelle offerte si indirizzino a un paese, ci siano degli elementi che indicano che quelle offerte si indirizzano a quel paese per la lingua, per la pubblicità che viene fatta su quel paese, eccetera. In quel caso lo Stato potrebbe opporre degli obblighi di investimento anche se non ha giurisdizione sulla base di criteri generali che spieghiamo sull'emittente. Una norma molto importante, poi ci torneremo sopra, è che in tema di tutela di minori vengono introdotti degli obblighi da parte degli emittenti di adottare dei content descriptor, cioè degli indicatori su quello che è il contenuto dei contenuti audiovisivi che stanno veicolando. Sulla giurisdizione il REFIT sostanzialmente non introduce delle novità rispetto a quelle che erano state introdotte nel 97 sulla direttiva dell'89, e quindi i criteri sono quelli del principio di stabilimento, cioè del paese di origine secondo il principio di stabilimento e del mutuo riconoscimento. Criterio di stabilimento però è articolato secondo una serie di parametri che danno rilievo alla sede dell'impresa e al luogo dove vengono prese le decisioni editoriali, oppure il subordine al luogo dove opera la maggior parte dei dipendenti, o ancora il subordine agli aspetti tecnici come del luogo dove avviene la trasmissione. In questo senso questi criteri sembrano più articolati rispetto a quelli che invece sta adottando la proposta sui servizi accessori dei broadcaster, che fanno riferimento soltanto alla sede dell'emittente. Poi detta una norma sulle video sharing platforms in tema sempre di giurisdizione, perché dice che ha giurisdizione anche lo Stato dove si trova una parent company oppure una subsidiary oppure altre entità che fanno parte del gruppo.
Io mi ero soffermato più nel dettaglio sulla definizione, su come cambia la definizione di servizi media televisivi nella direttiva, ma faccio soltanto qualche cenno brevissimo. E in un certo senso posso dire che c'è un ampliamento del concetto di servizio in media televisivo che riguarda che avviene su vari piani. Il primo è quello di inserire anche nel concetto di video di short duration, quindi anche video brevi. Il secondo è quello di non prevedere più il fatto che i servizi che rientrano nei servizi media televisivi abbiano la forma e il contenuto dei programmi televisivi, cioè siano equiparabili come forma e contenuto dei programmi televisivi. E poi il criterio del principal purpose nel offrire servizi che intrattengano, che educhino, eccetera. E programmi che intrattengono, che è uno dei requisiti fondamentali storicamente della definizione dei servizi media audiovisivi. Qui fondamentalmente si recepisce la giurisprudenza della Corte di Giustizia su New Media Online del 2015, che di fronte a quotidiani online che offrivano dei servizi audiovisivi ha detto no, in quel caso siccome il servizio è dissociabile rispetto alla tua attività principale di editore, quello rientra nei servizi media audiovisivi. Quindi se c'è un'autonomia, se il contenuto audiovisivo ha una sua autonomia, è accessibile, non è così strettamente legato all'articolo giornalistico, allora a questo punto siamo di fronte anche in questo caso a un servizio di media audiovisivo. Gli altri criteri che sono propri della definizione sono quello del fatto che sia delle comunicazioni rivolte a tutto il genere al pubblico, e questo è un assunto fondamentale di tutta la regolazione della televisione, quindi prima e poi dei servizi media televisivi, cioè l'impatto sul grande pubblico in termini di formazione delle opinioni. Questa è una delle ragioni che ha giustificato l'adozione del quadro armonizzato originariamente nell'89 e che ha anche giustificato nel 2007 una differenza tra servizi a richiesta e servizi lineari, proprio perché si è detto no, ma nel servizio a richiesta c'è una partecipazione maggiore dell'utente, quindi non devo andarlo ad appesantire con degli obblighi troppo forti, perché in un certo senso l'utente è più attivo nella fruizione, quindi come dire, si può tutelare da solo. Venendo alle video sharing platforms, diciamo dal punto di vista dell'estensione delle regole che disciplinano l'attività dei fornitori di servizi media televisivi, occorre subito evidenziare come la proposta in commento non abbia operato con l'estensione orizzontale, convergente e livellante della normativa a tutto ciò che avviene in rete, piuttosto ha compiuto un'operazione molto delicata e prudente, secondo alcuni troppo prudente, di individuazione di alcune specifiche fattispecie nelle quali gli operatori del web potevano contribuire ad un più efficace perseguimento di alcuni obiettivi tradizionali delle norme di settore. In poche sintetiche parole, si può dire che la direttiva abbia ampliato il suo campo di applicazione, ma non il concetto di servizio di media audiovisivo, come sopra descritto. Allora, alcune definizioni diventano quindi essenziali per capire qual è l'ampliamento dell'oggetto della direttiva. Innanzitutto quella di nuove definizioni introdotte da Refit, quella di User Generated Video, quindi individuati come quei contenuti created and or uploaded to a video sharing platform by one or more users, quindi sia creati sia contenuti diversi che siano semplicemente caricati da un utente. Poi le video sharing platforms sono un servizio che deve consistere nell'immagazzinamento di un elevato numero di programmi o di user generated videos per i quali le video sharing platform does not have territorial responsibility. Il servizio, oltre allo storage, cioè all'hosting, deve caratterizzarsi per fornire una organizzazione dei video caricati, organizzazione determinata dal provider anche, ma non solo, attraverso mezzi automatici come algoritmi di ricerca. Nel considerando 28 della direttiva si esplicita quella che è la filosofia alla base della decisione della direttiva stessa, dove si dice appunto che an important share of content stored on video sharing platform is not under the editorial responsibility of the video sharing platform provider. However,
Those providers typically determine the organization of the content, namely programs or user-generated videos, including by automatic means or algorithms. Therefore, those providers should be required to take appropriate measures to protect minors. Quindi l'assunto che fa la direttiva di questo recit è che cioè, le video sharing platform non svolgono un ruolo completamente attivo, paragonabile a quello degli editori, nella gestione dei contenuti, perché nel concetto di responsabilità editoriale, diciamo come specificato nelle norme sui servizi media audiovisivi, ci sono due elementi che sono fondamentali: uno è la selezione e uno è l'organizzazione. Quindi la proposta di Refit con questo testo non ci dice le piattaforme svolgono una funzione ma non l'altra, e quindi non posso equipararle a un editore tradizionale. Però che cosa ci dicono queste norme? Ci dicono: io posso, ed è questo il contenuto unico e specifico delle norme che stanno che in questo refit vanno a regolare le video sharing platforms, io posso chiedere qualche cosa a queste piattaforme, perché proprio in virtù del loro ruolo di organizzazione dei contenuti io posso chiedere pretendere alcune cose specifiche, che non significano paternità su quel contenuto, ma significano collaborazione nel perseguire alcuni valori fondamentali. In particolare, il terreno, appunto, l'unico terreno su cui opera questa direttiva è quello della tutela dei minori, con l'articolo 28A, che stabilisce una serie di attività che le video sharing platforms devono porre in essere, ma sono principalmente delle attività di carattere tecnico. Cioè il refit parla di systems or mechanism, quindi sono delle funzioni nelle quali la piattaforma di intermediazione sicuramente ha ed ha più del content provider le possibilità di proteggere quei valori, e facendolo secondo un modello, per quello citavo il content la norma sui content descriptor prima, facendolo un modello che vede una non è d'accordo, posso intrattenere una dialettica accesa, non si risguenta. Allora, quando è finito il tempo. Cerco di concludere su questo aspetto sostanzialmente, quindi che cosa fa la piattaforma? La piattaforma deve mettere in piedi degli strumenti che consentano la classificazione del contenuto, che poi vengono visti e quindi dall'utente finale, che sulla base di quegli elementi si regola da solo, oppure attraverso dei sistemi di parental control o di reporting da parte degli utenti stessi, cioè i cosiddetti flagging o reporting, che strumenti dove l'utente può segnalare per esempio è in lesione dei minori oppure in lesione, diciamo, degli interessi generali dei cittadini su alcuni temi come discriminazione razziale, eccetera. L'esercizio di equilibrio che viene fatto dal refit è quello di, da un lato, dire che non c'è responsabilità editoriale da parte di questi soggetti, che le misure massime che loro possono mettere in piedi, che possono essere chieste a questi operatori, sono queste, però poi possono essere chieste delle misure più severe nel caso di contenuti illeciti, e nel rispettando, where appropriate, le disposizioni sulla direttiva sul commercio elettronico. Quindi, come era già stato detto da alcuni interventi precedenti, è un esercizio di fortissimo equilibrio tra le tensioni che ci sono tra l'applicazione di una disciplina appunto specifica sul commercio elettronico e il ruolo che questi operatori hanno. Questa funzione degli intermediari è secondo me comune anche alle altre proposte, cioè sia, come è stato già in parte detto, sia quella sul copyright in digital single market, cioè la 280, che alla 627 sulla portabilità trasfrontaliera di internet online, perché anche lì si chiede eventualmente alle piattaforme di
porre in essere una collaborazione tecnica rispetto alla protezione di alcuni valori. Due notazioni sulle altre due proposte, una quella relativa alla quella relativa alla portabilità e quella relativa invece alla, ai servizi accessori delle emittenti. Allora, secondo me la proposta sulla portabilità è una proposta molto, diciamo, comprensibile e molto ben inquadrabile dal punto di vista sistematico, nel senso che semplicemente ci dice quando quando il pubblico di uno sfruttamento è lo stesso, a me non interessa se si sposta o meno in un altro paese, perché il concetto su cui tiene tutta la proposta è quello della autenticazione dell'utente. Cioè, se io come provider posso identificare che quell'utente è effettivamente un utente che aveva diritto di accedere a quel contenuto nel suo territorio, a questo punto lo posso far accedere a quel contenuto anche fuori. In un certo senso è come se attraverso questa soluzione si fisicizzasse l'opera digitale, perché si rende effettivamente portabile, diciamo, anche al di fuori. Più complessa, più controversa a mio avviso è la soluzione sulla, invece sui diritti ancillari dei broadcasters, che riguarda specificamente il simulcasting o i servizi di catch up TV. Ora, l'obiettivo è quello che era stato anche della direttiva satellite, cioè di agevolare il clearance, e di fatto si stabilisce il principio del paese di stabilimento dell'emittente come luogo dove avviene lo sfruttamento, poi si parla anche di ritrasmissione delle emittenti adottando il criterio che era già stato della Cable Satellite Directive, cioè quello di collective management obbligatorio, licenze collettive estese e eventuale opt-out. Però con riferimento alle, invece, come dire, ai criteri che sono stati introdotti nella direttiva satellite, appunto si dice quando io faccio uno sfruttamento online è come se lo facessi in uno stesso paese, e quindi posso ottenere l'autorizzazione e quei diritti in quel paese. Allora, in questo senso, considerando che la proposta prevede poi la possibilità di spacchettare per lingue, di spacchettare per mezzi, eccetera, da parte del titolare, in questo senso potrebbe sembrare una sorta di licenza multiterritoriale obbligatoria. Però, secondo me, ci sono alcune previsioni poi nella proposta che un po' contraddicono questo approccio, che era stato l'approccio della direttiva satellite. Cioè, la direttiva satellite si occupava dell'overspill, delle diffusioni free-to-air e cercava di trovare, e fondamentalmente cercava di trovare una delimitazione, come in parte è stato sostenuto in dottrina, una delimitazione materiale del diritto, cioè il diritto era geneticamente più territoriale. Ora invece, in questo caso, siccome poi la proposta passava alla possibilità di spacchettare territorialmente i diritti, di fatto non fa questo passo in avanti che invece era stato fatto dalla direttiva satellite. Tant'è che la Commissione, nei vari riesami sull'applicazione della direttiva nel 2002, se non ricordo male, aveva detto, di fronte alle pratiche di criptaggio dei segnali, perché diciamo, poi il segnale veniva, come dire, un'autorizzazione unica mandato sul satellite, e quindi teoricamente poteva coprire tutto il footprint del satellite, però poi con l'avvento delle televisioni criptate si è tornati a una riterritorializzazione dei diritti. Allora, in quel contesto la Commissione aveva detto: no, guardate, ma questo tipo di riterritorializzazione è contrario allo spirito della direttiva, perché in realtà sta contraddicendo il fatto che la direttiva cerca di trovare una soluzione a un diritto multiterritoriale. Dovrei dire ancora parecchie cose che non mi fermo qui e lascio anche questo. Grazie.